Ciao stranieri! Sì, ho deciso che questo sarà il mio nuovo intro, però ne parleremo nelle prossime puntate. Oggi parleremo di un film così brutto da essere bello, e cioè Denti. Probabilmente qualcuno lo conosce già, però spieghiamo la trama al resto dei babbani. C'è una ragazza di boh, 15 anni, che è una fanatica religiosa. La vediamo fare un sermone ad altri ragazzini riguardo l'importanza della castità prima del matrimonio. Con queste premesse potete benissimo immaginare, bene o male, come andrà la storia. Anche perché da subito spunta un ragazzetto con cui si scambiano occhiate languide piene di imbarazzo. Che teneri. Ma c'è un ma. Cosa c'entrano i denti in tutto questo? Ah no, scusate, mi è venuta fame. Ah, perché pensavate che la protagonista, tutta cassa e pura, si mettesse a fare... No, ma no! Molto peggio. Sì, perché la nostra amica vive alle spalle di una centrale nucleare. Nucleare, si pronuncia nucleare. E quindi ha sviluppato una mutazione genetica, direi inusuale. Ha i denti nella gnagna, e dico gnagna perché non so se si può dire vagina su YouTube. Ora, io mi sono ripromessa di non spoilerarvi nessun film, quindi non vi dirò se la coppietta infrangerà il voto di castità oppure no. Non vi dirò quanti peni saranno mozzati, perché almeno un pene sarà mozzato, cioè aspettatevelo. Altrimenti non ti metto una vagina dentata nel film, cioè... Però io a questo film ci sono particolarmente affezionata. E non è perché io ce l'abbia ancora col mio ex. Oh, figurati. Ci sono affezionata perché affronta il problema del corpo che sta cambiando, che magari è leggermente diverso dai corpi degli altri, e proprio per questo motivo la società non ci aiuta ad accettarlo. In particolare il corpo femminile. Facciamo fatica a conoscere. Prima di tutto per una questione proprio di conformazione fisica, sia per una questione di imposizione sociale, di censura sulla sessualità femminile. E infatti nel film troviamo una scena in cui, durante una lezione di educazione sessuale, i genitali femminili sono coperti sul libro da un adesivo che non ci permette di vedere ciò che c'è sotto, perché è considerato osceno. Ed è proprio questa repulsione, questo orrore, questa paura che è alla base dei denti. È una paura ancestrale, la paura dell'ignoto. E in questo contesto vale sia per la parte femminile, e quindi questo va qui dentro, deposita il semino, e così nascono i bambini qui dentro. Ma dove, scusa? Sia per la parte maschile. Qual è la tua più grande paura? Io? Non ho paura di niente, io. Scusa, mi reggi questo?